a questo punto, ad ogni situazione che si verificherà, raccontando delle cose che non corrispondono alla verità, trasmetteremo all'autorità giudiziaria questo tipo di informazione, in maniera che chi si permette di dare delle notizie totalmente infondate venga perseguito, perché non è più accettabile un comportamento di questo genere. Chi diffonde notizie infondate sul coronavirus sarà denunciato e perseguito. È deciso l'intervento del vicegovernatore Riccardi contro il dilagare incontrollato di fake news, che non fa che complicare il quadro dell'emergenza generale. Sento voci di persone, anche giovani, che parlano di situazioni dentro gli ospedali, parlano con altre mamme, cose, si riferiscono a notizie che avrebbero ricavato da chi lavora all'interno del servizio sanitario. Quindi, insomma, chi ne ha, chi più ne ha più ne metta. Questo è un modo incivile di affrontare una condizione di emergenza che stiamo vivendo, e la stiamo vivendo con la piena responsabilità, però cercando di evitare quegli allarmismi dei quali credo oggi non ci siano le condizioni per poterle sostenere in questo modo. Insomma. Un'emergenza che l'amministrazione regionale sta gestendo con la massima trasparenza, tenendo informati i cittadini costantemente. Tra l'altro, la Regione ribadisce che solo la Protezione Civile, con il Servizio Sanitario Regionale, e l'autorità deputata a rilasciare informazioni e aggiornamenti sul tema. Questi dunque i dati al momento. Nella giornata di ieri le nostre centrali operative hanno gestito 3.500 telefonate. Complessivamente siamo arrivati alla verifica di 118 tamponi. Ci sono 37 persone in condizione contumaciale, quindi stiamo gestendo, ma non c'è nessun caso al momento positivo. Se c'è qualche imbecille che si diverte a raccontare delle cose che non sono vere, beh, a questo punto io mi auguro che l'autorità giudiziaria lo trovi, perché questi comportamenti sono inaccettabili.